Questa scatola contiene un tesoro. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi una recensione molto particolare, una recensione di quelle che non ho mai fatto, ma che voglio fare fortemente. Oggi vi recensisco dei pennelli bellissimi che proverò con voi e sono custoditi in questa scatola perché dopo averli provati li ho rimessi a posto. Guardate, vi faccio vedere, sono dei pennelli di diversa natura e diversa specie, appartenenti tutti alla casa Da Vinci, una bellissima casa produttrice di pennelli che mi ha mandato dei pennelli stupendi. Io li ho provati e la gran parte di questi li manderò a voi con un giveaway che farò alla fine del video. Spostiamoci di là, vi faccio vedere come funzionano questi stupendi pennelli, ve li spiego tutti uno per uno in modo da farvi anche una distinzione tra pennelli e poi vi dico cosa penso. E oggi sul piano da lavoro di Arte per te si affaccia una marca di pennelli che tra le mie mani fino ad oggi non avrete mai visto, una marca prestigiosa che è appunto la Da Vinci. La Da Vinci produce pennelli di setola di diverso tipo, quindi dalle setole naturali alle setole acriliche, di ottima qualità, un target per dei pittori che già sanno cosa vogliono realizzare, un tipo di pennello che collabora con l'artista nella stesura del colore e nella realizzazione dell'opera, perché sì, anche il pennello fa la sua parte nella stesura di un'opera. Per esempio, vi faccio vedere la gamba che mi hanno inviato. Sicuramente il re di questa carrellata è questo pennello qui. È un numero 4 ed è un pennello in coda di martora siberiana. Allora, questo è il re dei pennelli da acquerello, veramente da avvicinarsi con un rispetto, col rispetto che si ha per quasi le reliquie in un certo senso. E mentre questo è un normale pennello da industriale da acquerello, normale ma con una performance, vedrete, molto molto alta. Vi faccio vedere anche la diversità della ghiera, dove qui è una ghiera industriale, no? Questo colletto metallico che avvolge il pennello, mentre qui, a questo punto lo devo proprio aprire, mentre qui, guardate, vi è una ghiera plastificata che viene tenuta da dei giri di metallo e viene stretta in modo che le setole rimangano fissate, sono anche cucite a cotone all'interno in maniera un po' più antica, diciamo così. È un pennello che trattiene più acqua e che la rilascia in maniera graduale. Questo è un pennello invece classico. Altro pennello più piccolo, sempre in setola e martora, anche questo con impugnatura ergonomica, molto bello. Mi piace molto l'eleganza della laccatura. Le punte sono tutte curate proprio in maniera impressionante. E vi faccio vedere anche il pennello numero 2 per acquerello di tipo francese con pelo di vaio. Anche questo è un pennello nobile, deriva anche questo dal regno animale, anche questo con la tipica chiusura che lascia vedere l'interno e che blocca le setole. Bellissimo anche questo, si è scelto invece un manico laccato naturale per il vaio, e anche questo pregiatissimo pennello. È un altro pennello da acquerello che non tutti conoscono. Questo è un bellissimo pennello a forma a punta ovale con pelo sintetico extra fine bruno chiaro.
Quindi questo è un pennello che a me piace moltissimo, mi piace sia per la resa sia per il materiale di cui è composto e soprattutto mi piace anche l'impugnatura. Ha un'impugnatura ergonomica sfaccettata, quindi si prende molto bene, pur essendo grande, avendo queste parti appiattite, rimane ben saldo all'impugnatura. Bellissima la laccatura esterna, mi piace moltissimo lo stile del pennello perché anche chi dipinge deve avere appunto un supporto estetico, secondo me, perché a fare del bello bisogna anche essere circondati da belle cose. Un altro pennello molto particolare è un duo fibra che può essere usato per differenti lavorazioni, dall'olio all'acquerello potete usarlo indistintamente. È una mistura di due fibre, la Nova e la Top Acryl, che sono appunto due setole sintetiche. Vedete, sono le setole sintetiche, quelle classiche corte, e questa è un pochettino più è morbide, questa è un pochettino più rigide, ma più rade anche, quindi lasciano un passaggio più incerto, diciamo così, del pennello. Anche questa con la bellissima impugnatura sfaccettata che rende molto certa appunto l'impugnatura del pennello. Altri pennelli da acquerello, come per esempio sintetico. Il sintetico numero 6, qui ha l'impugnatura liscia e tondeggiante, fibra sintetica in pelo finissimo però, quindi molto morbido, Nova, con un pelo biondo. Sono elegantissimi questi pennelli, non so se voi ci badate all'eleganza dei pennelli, molto spesso per via del risparmio ci si accontenta anche di pennelli non particolarmente belli, però devo dire che questi sono molto molto belli. Ecco un altro pennello d'acquarello con pelo sintetico ultrafine, ve li sto presentando tutti. Ecco qui, molto bello, anche questa ha un'impugnatura che si allarga sulla pancia e poi restringe verso il basso. E questi sono invece i pennelli da restauro con punta molto fine e sottile per l'integrazione pittorica a tratteggio. Entrambi molto belli, questa è la serie proprio restauro. Questo invece è un pennello che può essere usato anche in acquarello per dilavare, cioè per togliere l'eccesso di colore passandolo solamente con l'acqua, ma in generale viene usato molto bene anche per il restauro. Cosa penso di questi pennelli? Penso che siano il non plus ultra nella formulazione del pennello. Sicuramente quelli in pelo naturale sono da estrema reverenza. Io non ne uso quasi mai, se devo scegliere di usare, uso un pennello in pelo sintetico. Lo so che il lavoro viene peggio, ma per una questione mia personale non vado a comprare un pelo animale. So che ci sono artisti che invece non ne possono fare a meno e questo è il motivo per cui vi recensisco questa cosa. Perché è giusto che voi la conosciate, perché non si potrebbe mai avere una conoscenza totale del mondo dell'arte senza recensirne i veri prodotti, perché poi il vero pennello è questo, non è quello in fibra sintetica arrivato soltanto negli ultimi anni. I grandi artisti dipingevano con questo, insomma, non dipingevano certo con i pennelli in fibra sintetica, tutta più con le mani, che era sempre comunque un pennello in fibra animale. Quindi non mi va di soverchiare col mio individualismo una recensione dicendovi ok, questi non ve li recensisco perché in fibra minimale sono contro quello che penso e quindi no. Perché è giusto che ognuno abbia la propria libertà di scelta e il proprio senso di rispetto verso le cose. Io ce l'ho un pennello di vaio, me lo tengo carissimo, mi è stato regalato tanto tanto tempo fa e lo tengo come un cimelio. E quindi voglio che anche voi guardiate appunto questi pennelli nella loro funzione e decidiate poi se ne avete un'estrema necessità oppure se potete scegliere nell'infinita gamma anche di sintetici. Questi sono i pennelli extra lusso, diciamo così. Li andiamo a provare insieme, vediamo un pochettino cosa ne pensiamo. Abbiamo visto l'estetica, ora passiamo alle cose fondamentali, passiamo alla funzionalità. Ok, andiamo a provarli. Proviamo il primo. Prova del pennello per acquerello maestro, pelo di martola siberiana Kolinsky. E guardiamo innanzitutto come preleva il colore. È delicatissimo nell'appoggiarsi e quindi non preleva grandi quantità di colore apparentemente, no? Ha pozzanghere molto piccole, ma guardiamo la stesura.
dipinge da solo questo pennello. Se lo vogliamo più accentuato, proviamo il secondo pennello per acquarello tipo francese in pelo di vaio, esattamente pelo di vaio blu russo. Lui preleva più colore rispetto al primo, è più rigido, sempre nella consistenza di un pennello d'acquarello rigido, e vedete infatti che rilascia molto più pigmento. Se vogliamo una stesura ancora più ricca, basta ripassare sul colore e di nuovo. E voilà, puliamolo bene. Continuiamo con questo che mi fa troppa simpatia ed è un pennello per acquerello ovale, pelo sintetico extra fine. Preleviamo. Oh sì, lui preleva molto. I pennelli sintetici prelevano più pigment, più colore, e stendiamo ok, perfetto. Anche lui, se volessimo una stesura con ancora più colore, voilà, molto molto bello. Il pennello vario tip piatto, misura mistura di fibre Nova e top acryl. Il passaggio di questo pennello già si sente, vediamo un po' di, vedete la sua particolarità, questo passaggio che può essere o così o così, ma anche del tutto coprente, potrebbe anche essere così, basta schiacciare un po' di più, ma non avrebbe senso prendere sto un pennello piatto normale, quindi ogni pennello ha una sua funzione. Questa sicuramente, questa funzione un po' mossa la dà benissimo. Il numero 6, che è un pennello per acquerello tondo in pelo finissimo sintetico dorato. Questo non è un pennello da campitura unica, come vi ho spiegato nel corso d'acquarello, ma è un pennello magari da passaggio, da movimento. Espande molto bene il colore, trattiene molto bene l'acqua, come vedete non la rilascia assolutamente, e sfuma moltissimo, guardate. Cioè, io potrei tirare veramente tantissimo questo colore, molto bello, molto bello. Poi belli saldi, c'è la laccatura che è bella salda all'impugnatura, mi piace moltissimo questa laccatura. Complimenti alla Da Vinci per la forma dei pennelli e per la laccatura tenace che quasi si appiccica alle dita, mi piacciono molto. Questo è il 5, sempre con l'impugnatura che piace a me, un pennello per acquarello punta lunga, con la punta più lunga. Quindi per forme, se vogliamo, faccio qui più affusolate, ma anche per righe sottilissime, insomma tutto quello. Anche lui con questa lunga coda riesce a ben far sfumare ed è molto molto bello. Tutti, anche questi a coda lunga, guardate, non rilasciano neanche un pochino di acqua. Cosa significa? Che sono pennelli fedeli, che mentre dipingete non vi capita che plop vi sgoccioli l'acqua da qualche parte facendo un danno immenso. Poi proviamo il 2 in vaio, è un pennello proprio per finiture. Anche questo prende abbastanza bene il colore, come vedete, righe molto sottili, secondo me ottimo anche per il restauro. Sì, si controlla bene. Si può fare,
Ottimo anche per il restauro. Passiamo al vero e proprio pennello da restauro. Il pennello da restauro ha come caratteristica quella di dover fare delle linee molto sottili e sempre uniformi come intensità di colore. Trattiene benissimo l'acqua, rilascia la giusta quantità di colore. Con gli acquerelli è perfetto, sarà ottimo anche con i colori a vernice, perché questi sono più per colori a vernice, colori da restauro, che non per acquerello, però vi posso assicurare che è davvero davvero un ottimo, ottimo pennello. Di questo tipo di pittura, l'integrazione pittorica a tratteggio, ne parleremo presto. E poi l'ultimo pennello è questo della serie Da Vinci Maestro sintetico, che è il pennello per dilavare. Si differisce dagli altri classici pennelli per la densità delle setole. Il dilavaggio è una speciale tecnica di sfumatura secondo cui si può sfumare sia una penna sia una riga data con un altro pennello. Noi qui diamo tutto uno stesso intensità, quindi si prende e vedete, lui tira via, dilava appunto l'acquerello stesso sfumandolo moltissimo. Cioè serve proprio per questo, nasce anche come tecnica surrealista. In pratica conserva in sé la giusta quantità di umido per sfumare. La tecnica del dilavaggio ve ne parlerò. Un ultimo, c'è il numero 1, questo è un pennello da acquerello. E vedrete la differenza con il precedente proprio perché è molto pieno e quindi trattiene più colore e la sua linea è molto carica. È un pennello naturalmente più piccolo, la grandezza o la piccolezza del pennello sta e dipende da quello che voi dovete poi dipingere. Bene, ve li ho fatti vedere all'opera, sono pennelli stupendi, guardate la resa da asciutto. Sono pennelli molto belli, con una concezione molto professionale del mondo della pittura, pennelli che consiglio a chi è già ha un buon grado di conoscenza della pittura, quelli naturalmente in setole naturali, mentre quelli in setole sintetiche vanno già bene per chi è già a conoscenza di un metodo di immissione del colore, quindi per tutti quelli che partecipano al corso di acquerelli vanno benissimo. Adesso per due di voi ci sarà il regalo, riceverete appunto questi pennelli che io dividerò in lotti, qualcuno lo terrò per me per il corso di acquerello e qualcun altro invece ve lo manderò, perché sono a corto di pennelli sinceramente, e qualcun altro ve lo manderò molto molto volentieri. Nei lotti ci saranno differenziati, appunto i lotti avranno più o meno lo stesso potere economico. Vi metterò poi nel box informazioni il costo dei pennelli e quindi dei singoli pennelli per chi volesse acquistarli. Ringrazio la Da Vinci per averceli omaggiati e spero che questo video vi sia piaciuto. Arriveranno altri video di questo tipo con altro genere di pennelli e poi magari compareremo i vari risultati. Devo ricordarmi di non buttare la cartella. Come vedete dall'asciugatura, il pennello oppure una campitura può fare la differenza, perché questi tre sono tre colori passati nella medesima maniera con lo stesso quantitativo di pigmento preso, e come vedete sono tre colori venuti fuori in maniera totalmente differente al cambiare del pennello. Questo idem e questi appunto anche. Bellissimi, attenzionate, il pennello per dilavare, il pennello da restauro per i tecnici. I tre pennelli sottili sono ottimi per il restauro, tutti e tre, e anche questo, ma un po' meno per il restauro, questo è meglio per l'acquerello, il numero 1, mentre non plus ultra le setole sintetiche, ma bellissimo per pienezza di colore. Diciamo che la scoperta di simpatia per me va a questo, che mi piace veramente molto. È molto particolare anche questo qui, molto molto carino, questo a setole doppie, questo duo fibra, diciamo così. Bene, noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi e spiegarvi come partecipare al giveaway. A dopo! Avete visto, sono molto belli questi pennelli. Nel mondo del pennello ce ne sono tantissimi, ce ne sono high cost, ce ne sono low cost. Sotto, se riesco a trovare i prezzi, ve li metto nel box
diverse informazioni, ma soprattutto quello che io guardo nel pennello è la prestazione e la qualità. I pennelli Da Vinci mi hanno sempre assistita durante la mia professione e mi hanno, indipendentemente dal fatto che questa volta me li abbia mandati l'azienda questi pennelli, perché devo essere sincera, all'azienda li ho richiesti io proprio per recensirveli, perché conoscendoli e non avendo la possibilità di acquistare tutto quello che conosco e tutto quello che voglio consigliarvi, molto spesso mi metto al computer e chiedo alle aziende di mandarmi qualcosa da potervi proporre. E allora sono stata felice quando la Da Vinci ha subito accolto la mia richiesta, sono stati gentilissimi, già la disponibilità dell'azienda e l'apertura fa molto, perché vuol dire che non ha nulla da nascondere, perché io nelle mail che mando metto sempre che recensisco solo se le cose mi piacciono, voi lo sapete già, e che soprattutto poi regalo quello che mi viene mandato, quindi non posso neanche mentire, perché poi voi mi sbugiardereste nel momento in cui arriva la cosa a casa vostra, che direste sotto al video: no Ombretta, non è così, il pennello che mi ha mandato fa veramente schifo. E questo non potrete assolutamente dirlo, grazie al cielo, perché i pennelli che vi ho recensito oggi sono dei pennelli stupendi, di un'altissima qualità e di grande affidabilità. Quando andate a scegliere il pennello, quello che dovete guardare quindi è sempre il rilascio della pennellata, la prestazione che richiedete, ma soprattutto la tenuta stretta delle setole stesse. Vi ricordo anche che molto spesso che un buon investimento a volte è la migliore delle forme di risparmio, specie nei pennelli. Io ho pennelli che mi accompagnano anche da 12 anni, tenuti bene i pennelli sono dei lunghi compagni di carriera e di vita, quindi diventano quasi il prolungamento della vostra mano. Io ci sono pennelli senza i quali stento a fare determinate cose e tremo al pensiero che un giorno dovranno abbandonarmi, però insomma bisogna anche metterlo in conto. Dei buoni pennelli comunque ci affiancheranno a lungo. Bene, per due di voi si aprono le porte del dipingere con dei bei pennelli, lasciando dei commenti qua sotto. Quanti commenti vorrete? L'importante è essere iscritti su Arte per Te, essere iscritti su Due Cuori Una Cappa, sempre, e lasciare quanti più commenti si vuole. Per tutti coloro che lasciano i commenti, io estrarrò due fortunati vincitori e dividerò questi pennelli in due lotti e ve li manderò a casa. Non mi rimane che augurarvi in bocca al lupo. Seguitemi sempre anche su Instagram e sulla pagina Facebook. E a noi non ci rimane che vederci al prossimo video. Da Ombretta e d'Arte per Te è tutto, arrivederci!